Benvenuti a tutti in un nuovo video. Come ogni domenica ci troviamo in Pokémon Go per vedere una città nella quale teletrasportarsi. Oggi vi farò vedere Tokyo e faremo anche un ride. Sigla. Eccoci qui, andiamo a scegliere Tokyo. Io consiglio il punto centrale, il pallino sulla mappa. Andiamo a prenderlo in pieno. In questo punto potremo trovare degli eventi Pokémon. Dovremmo avere il codice per parteciparvi e vediamo che Pokémon ci sono lì e se hanno qualcosa di particolare, essendo comunque il Giappone la terra nativa dei Pokémon. Ok, andiamo a vedere. Vedete, abbiamo già una palestra dei Pikachu. Eccoci qua, questo è il primo Pokéstop. Adesso siamo lontani, ma per farvi vedere che siamo in Giappone. Ci ha rilocalizzato il FAQ GPS. Muoviamoci un po' per fargli capire che ci siamo e far apparire Pokémon e Pokéstop. Ok, ecco, vedete che sono appariti anche degli Pokéstop con sopra una bandierina con scritto Pokémon Go. Bene, cerchiamo di andare a questi Pokéstop, che sono un evento particolare che ci sta in questo periodo in Giappone, in cui bisogna avere un QR code o un codice manuale per poter partecipare. Infatti vediamo se è così come vi ho detto o ci fa partecipare a prescindere. Vediamo. In questo modo, con questo QR code, è fatto apposta per chi usa FAQ GPS come noi, per non farlo accedere a questo tipo di eventi. Allora, andiamo a vedere. Ok, questo è un po' che sta prima. Andiamo a vedere se riusciamo a partecipare. Ecco, vedete, ci chiede un codice QR o un codice manuale. Purtroppo non sono in possesso di nessuno dei due. Infatti, vedete, qua avremmo dovuto leggere il nostro QR code. E niente, andiamo avanti, vediamo che Pokémon si prospettano e se riusciamo a fare un ride. Ok, ci mette un po', ovviamente da un po' di problemi, ma sarà tutto dovuto al fatto che il play service non è aggiornato a FGL. Eccoci qua a questa palestra gestita dai rossi. Vediamo, ci sono Pokémon addirittura a quasi 4.327, mi pare di aver visto. Non lo affronto neanche, perché il mio Pokémon più forte è il 2017. Tra un po' ci sarà un ride. Ok, vedete, sono apparsi dei Pikachu col cappello e gli occhiali. Sono due. Andiamo a catturarli e vediamo se riusciamo a far evolvere Pikachu in Raichu. Ho fatto un tiro del cavolo. Un altro tiro del cavolo, eccoci qua. Vediamo questo Pikachu a livello 427. Niente, è scappato. Andiamo a usare l'Ultra Ball e così dovremmo riuscire a catturarlo, perché questa edizione di Pikachu è un po' difficile da prendere con le Pokéball e le Mega Ball. Poi vabbè, io sono una schiappa a tirare ultimamente, quindi faccio quello più fatica. Eccolo qua il nostro Pikachu. Andiamo a prendere l'altro, che è a livello 227, più basso. Gli diamo una bacca e proviamo a tirare la Pokéball. Vediamo se riusciamo senza consumare un'altra Ultra Ball inutilmente. Eccolo qua. Abbiamo preso il nostro Pikachu con gli occhiali e il cappello.
qua, possiamo far evolvere Naimchu. Andiamo a darlo al professore, questo qui che è abbastanza scarso. Vediamo se ne ho uno più potente di quello catturato prima. Probabilmente ne ho uno catturato a San Francisco nello scorso video. Andiamo a vedere. Eccoci qui, eccolo qui, 469. Andiamo a farlo evolvere. Mi ha sbloccato anche un po' di mio intanto. Eccolo qui, il nostro Raichu col cappello e gli occhiali. Adesso vi farò vedere che questo qui è stato catturato a San Francisco. Però mi forzo un attimino. 1279 non è malissimo. Vedete, San Francisco, California. Questo è anche per far vedere a chi dice che c'è il rischio di ban, che se si usa con parsimonia e in modo realistico è difficile essere bannati. Comunque può capitare. So che dico sempre le stesse cose, ma ci tengo a ripeterlo. Qui ci abbiamo un Torkic, vediamo se ci tocca usare la Mega Ball. Come vedete, già di suo ha una bacca lampone, e vediamo, sì, ci agevola un po' la cattura con la Mega Ball, essendo comunque un Torkic a livello 400 e passa, mi pare. Eccolo qua, non l'avevamo, non l'avevo manco mai visto. Ed eccolo qua, 480, vedete che è catturato in Giappone, non so pronunciarvi la città. Andiamo a fare una passeggiatina, vediamo cosa succede, sempre se il GPS ci aiuta. E niente, anche da Tokyo è tutto, adesso vedete che abbiamo altri due Pikachu col cappello. E se vi piace questa serie di video, fatemelo sapere nei commenti e continuerò a pubblicare un video la domenica sulle città del mondo dove teletrasportarsi. Se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi al mio canale per non perdervi neanche un video e se vi piacciono i miei video, condivideteli per farli scoprire a più gente possibile. Un saluto a tutti. Ecco che è partito. Ok, vediamo dove andare. Ho visto che c'è un Porygon qui nella palestra rossa dove eravamo. Io andrei a fare questo ride perché sembrerebbe semplice e avendo Pokémon abbastanza scarsi ed essendo da solo dovrei riuscire a vincerlo e poi è un Pokémon che non ho. Vi consiglio di affrontare ride oltre le due difficoltà, il secondo livello di difficoltà solo in casi abbiate degli amici o vedete che non siete soli. Io avevo catturato Lugia in questo modo in America, avevo trovato 6 persone, avevo fatto, infatti vedete, ah, in questo caso siamo in due, uno rosso e io, vitalizziamo i Pokémon più forti che ho, se non ce la farei mai. Non ho visto a che livello è il Porygon, ma penso sia intorno ai 12.000. Andiamo a farli ad aumentargli i punti vita, ecco, punti salute. Ecco, intanto Exeggutor è recuperato, Ursaring anche, andiamo Magmar pure, Snorlax, Jolteon, ok. Aspettiamo, cambiamo la squadra, se no ci troviamo le pippe. E andiamo ad affrontare questa lotta. Siamo in due, dovremmo farcela facilmente. Sono curioso di capire che Pokémon ha la mia compagna di lotta. Vediamo. Eccolo qua, il Polygon, enorme in confronto a noi. Ed è a un livello di 15.000, 13.000. Ecco, andiamo a combattere, ma ovviamente gli faremo solletico. Vedete che lei ha dei Pokémon forti perché aveva Ho-Oh. E adesso mi sembra, sì, Dragonite. Io ho già perso Exeggutor intanto, è già andato.
però vedete che sta scendendo abbastanza velocemente, quindi dovremmo farcela a catturarlo, almeno che la sua mossa finale non è proprio fortissima e ci uccide tutti. Infatti vedete qua ce l'ho ucciso in un attimo. Andiamo con Ursaring, che ha iperraggio, che potrebbe fargli molto male. Eccolo qui, si sì, gli ha tolto un pochino. Adesso c'è, ok, ci ha messo capo anche lui. Andiamo con magma, vediamo. Intanto l'altra colottatrice ha dei Pokémon veramente belli e leggendari, quindi mi dà l'idea o che usa un trucco anche lei o che è veramente appassionata e ci sta veramente tanto dietro. Ecco qui, dai, che la stiamo per sconfiggere, manca poco. Ecco, Magmar è andato anche lui. Andiamo con Jolteon. Scusate se non li pronuncio magari bene, ma do la mia idea di pronuncia. Ecco che siamo sul rosso, dovremmo farcela. Fulmine, ecco Snorlax. Manca pochissimo, vediamo se Snorlax riesce a metterlo KO. Comunque c'è l'altra colottatrice che ha Dragonite, quindi dovremmo farcela in due. Manca veramente sempre meno. Ecco, siamo sfuggiti al suo attacco finale. Dai Snorlax. Dai, anche un pochino, vai Snorlax. No. Dovremmo avercela fatta, l'ultimo sforzo, no, Snorlax KO. Vediamo se ci riesce il mio ultimo Pokémon. Ecco qua, adesso possiamo andare a catturarlo questo Porygon. Vediamo a che livello scende. Adesso ci dirà sconfitto e poi c'è la lotta bonus. Hai vinto. Anche due caramelle nave, 500 di polvere di stella e 4000 di esperienza. Come vedete ho contribuito più io della nostra colottatrice ed eccolo qua. Livello 869, andiamo a catturarlo, gli darei una bacca dorata. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Ok, vediamo. Vediamo se riesce al primo colpo la cattura. No, si è liberato, mannaggia. Riproviamo. No, ho tirato la palla troppo presto. Ecco qui, vediamo. Speriamo bene. No, si è liberato ancora, riproviamo. Vediamogli un'altra bacca dorata, magari è la volta buona. Vediamo, sta facendo un po' penare questo Porygon. Ed eccolo qui, finalmente è nostro. Eccolo qua. Un Pokémon che mi ha sempre attirato anche quando giocavo al Game Boy. Mi ricordo che facevo di tutto per averlo alla sala giochi.